non voglio presentarmi perché mi sento sempre tanto piccola piccola quando si parla del mondo dello spirito. Io fin da piccola, chi mi conosce lo sa, ho avuto questa grande grazia di entrare in comunione con gli altri mondi e di sentire queste voci dei mondi. Veramente inizialmente non è stato proprio così, perché più che sentire le voci, io vedevo, come tuttora vedo, le persone disincarnate, cioè i nostri cari, e che sono obiettivamente tanto in mezzo a noi. Quando Milton scriveva nel suo Paradiso Perduto, milioni di esseri spirituali viaggiano silenziosi, indisturbati, in mezzo a noi, tanto quante giorno, tanto quante notte, aveva perfettamente ragione. È un'interconnessione tra i mondi, e questi mondi ci sono persone che per un lutto, per un desiderio di crescita, per un desiderio di comprensione, perché a un certo punto della vita si fanno certe domande: chi sono, da dove vengo e dove vado, questi mondi si affacciano anche in modo molto, diciamo così, non invadente ma prepotentemente. E dico con un prepotentemente d'amore, perché in realtà questi mondi si affacciano a noi semplicemente per un motivo solo: per permetterci di non aver più paura di quello a cui tutti andremo incontro, che è la morte. Quindi la sopravvivenza, ma più che sopravvivenza, è proprio un vivere del nostro spirito in altre dimensioni. E quello che si farà stamattina, io dovevo fare una dimostrazione pubblica. Quindi una dimostrazione pubblica si basa sulla capacità del medium di sentire gli altri mondi, di poter descrivere le persone che fisicamente non sono più in questa vita, ma che a livello molecolare, a livello atomico, con un'altra fisica sono presenti in altre dimensioni, descriverle e dare poi il messaggio alla persona interessata del pubblico. Io oggi farò una cosa un po' diversa, perché in un convegno si è tanti e io capisco il ruolo delle nostre guide spirituali quando ci dicono questo. In un convegno si è tanti e tutti in una dimostrazione pubblica si aspettano il messaggio, si aspettano che venga il loro caro, si aspettano questo. E io ho avuto una direzione un po' diversa oggi. Io ho sentito già da ieri sera in modo molto prepotente la mia guida spirituale. E la mia guida spirituale, per chi mi conosce, è un indiano, un Sioux Lakota. Non a caso, forse nella mia vita ho sempre anch'io desiderato i capelli molto lunghi. Noi ci assomigliamo, anzi, diciamo che le guide assomigliano a noi, perché se non ci assomigliassero non potrebbero comprendere e capire il percorso così difficile che è quell'umano, e quindi aiutarci. E ho sempre avuto questa passione. Quando si guardava i film degli indiani, dei cowboy, ho sempre tenuto per gli indiani, e finché a un certo punto la mia guida, che a suo tempo, nell'anno 2000, è intervenuta nella mia vita presentandosi come spirito libero, e a un certo punto pubblicamente, e fu nel 2008 a un convegno nel Nuorese, disse il suo vero nome. E quando disse il suo nome, io mi sono fatta tante ricerche su internet. In effetti, Spirito Libero era il suo secondo nome, lo nome con cui era chiamato in altre occasioni. La mia guida, ognuno di noi ha la propria guida spirituale. Sapete benissimo che poi in certi momenti della vita, quando dobbiamo affrontare delle situazioni un po' particolari, le guide aumentano. Quindi abbiamo una guida che ci accompagna dal nostro primo respiro all'ultimo, e intanto nel corso della vita, in base a quello che dobbiamo fare, arrivano anche altre entità a sostenerci per i nostri cambiamenti. Lui è con me dall'anno 2000, spero che ci stia ancora un po', ma per il momento non ha intenzione di andarsene, quindi va bene, sono anche contenta. La cosa importante è quello che faremo adesso. Io entrerò in uno stato di trance lucida. Cosa vuol dire? Non è una trance vera e propria. Io spero tantissimo che il gruppo Anima, in un prossimo convegno, non è detto il prossimo, ma nel corso del tempo, possa far vedere al pubblico
che cosa significa per un medio andare in trance, perché è un'esperienza per chi l'ha vissuta come pubblico veramente molto particolare, molto importante. Quella in cui io vado adesso è una sorta di trance lucida, cioè sono perfettamente presente, consapevole con voi, ma a un certo momento voi per me sparirete, nonché facciamo qualche gioco di prestigio, tranquillizziamo Jonathan, che sennò dopo dice l'Amadori non la invito più. Però sarà talmente forte l'isolamento personale che io sarò solo esclusivamente attenta alla voce della mia guida spirituale. Quindi io entrerò nella fase di chiarudienza e sentirò questa voce. Non so che cosa lui voglia dire. Io so che è un siu e quando vuole parlare è una cosa straordinaria. Io comincio, sento i tamburi. Quindi io so che il mondo dell'oltre, in cui io credo fermamente e non posso non credere, perché io ho avuto testimonianza forte da quando avevo 7 anni della presenza del mondo spirituale, io so che il mondo dell'oltre è molto più altruista di noi. E sapendo che siete in tanti e forse un messaggio, 2, 10, 20 non bastano per chi è in sala, forse ha deciso di dare comunicazione a tutti. Perché anche se è un convegno questo che spazia nelle voci, e avete sentito, ognuno ha al suo percorso, ognuno ha la sua visione, io so che questo mondo dell'oltre vuole parlare, perché questa è l'epoca degli insegnamenti. Quindi questo, quello che succederà, è un momento di insegnamento, è un momento per tutti. Una cosa io ho compreso e capito, che è molto bello, è una grande grazia poter trasmettere l'amore dell'invisibile. E in questo, anche se a volte è molto doloroso, io mi sento molto fortunata. Quindi io chiedo perdono, ma entro in connessione totale. Ah, durante queste modalità di contatto, voi vedete, per me non è che sto scrivendo, è un modo molto ipnotico di portare la mente a un'attenzione che non interferisca con quello che fa lo spirito, perché il problema di tutti è questa mente che entra e ci dice tante cose, vero? La mente. Come noi ci sedevamo attorno a un fuoco, così oggi voi siete seduti attorno a un'unica parola. È molto importante quello che voi state facendo, perché è importante scoprire una cosa che forse avete dimenticato, che è la strada del cuore. Per questo invito tutti voi a socchiudere i vostri occhi, a dimenticare che avete un vicino, a restare comunque nel silenzio profondo di voi. Anche noi, alla mia epoca, ci radunavamo intorno a un fuoco, guardavamo il fuoco e quel fuoco era il centro del tutto. È molto importante che voi in questo momento pensiate a voi come al centro del tutto. Siete troppo abituati a pensare che siete persone singole, ma all'interno di una comunità. Non ascoltate il vostro universo interiore, che è così fortemente grande. Non lo avete ancora scoperto. Le parole fallimento, rabbia, invidia, odio a volte troneggiano un po' troppo nel vostro animo. Quello che è importante è che queste parole non possano e non devono essere quelle che conducono la vostra vita. La vostra vita deve essere un riflesso della vita più alta, quella divina. Avete troppo spesso dimenticate quanto voi siate divini. Non è importante pensare a un Dio invisibile o visibile, non è importante pensare a un Dio che in qualche modo può essere chiamato in ogni modo, in qualsiasi parte del mondo. Se voi conosceste l'immensità degli universi e di quanti universi esistono, scoprireste che la parola Dio non è usata soltanto nel vostro universo, ci sono molteplici modi di chiamare tutto quello che è invisibile, costruttore e creatore. Voi siete co-creatori insieme a lui o a lei, non ha importanza, vivete nel mondo della dualità e siete sempre pensate sempre continuamente a quello che è la dualità. Dividete, spaccate il vostro mondo in maschile e femminile, buono, cattivo, bello, brutto, dolce, salato, amore e odio.
In questi mondi invece c'è l'unicità, e l'unicità è l'unicità anche di tutti gli universi che vi circondano e sono con voi. Quattro sono le vostre direzioni, avanti, dietro, a destra, a sinistra, ma se voi state fermi, il quattro non può diventare uno. Allora, se voi invece fate un giro su voi stessi, potete unire il nord, il sud, l'est, l'ovest, potete unire in ogni modo l'avanti, il dietro, il destro e il sinistra. Cosa voglio dirvi? Che siete troppo fermi, fermi sulle vostre posizioni, fermi anche su tutto quello che fino ad oggi vi hanno insegnato, fermi perché non potete, non volete calcolare tutto quello che in realtà è dentro di voi. Aprite queste porte spirituali che risiedono dentro di voi, che vi possono mettere in stretta connessione con quello che sono gli altri mondi. Non è necessario andare da un maestro, andare da un guru, come chiamate voi. Il maestro migliore è quello che risiede dentro di voi, perché il vostro spirito conosce tutta la verità, conosce il luogo da cui proviene, conosce il luogo in cui tornerà ad essere e ad unirsi all'uno. Fate sì che questo 4 diventi uno. Pensate, il 4 è un numero che troneggia molto nella vostra vita. 4 sono le direzioni, 4 sono anche i colori delle vostre pelli, rosso, giallo, nero e bianco. Eppure questo 4 può diventare tutt'uno. 4 sono le stagioni della vita, infanzia, giovinezza, età adulta e vecchiaia. In ciascuno di voi risiedono tutte queste 4 stagioni. Nel momento del primo respiro, al momento del primo battito di questa vita, questo 4 è nell'uno. Ma questo 4 poi diventa 4 proprio nel momento in cui si respira per la prima volta. Nella pancia della vostra mamma, ognuno di noi nella pancia della nostra mamma era ancora uno. Nel momento del respiro si è diviso in 4. Avete necessità quindi di riportare quest'unione dentro di voi, di trovare il maschile e il femminile dentro di voi e di amare la vostra parte maschile e la vostra parte femminile, di amare il vostro buono e il vostro cattivo, di amare quelli che voi chiamate pregi e difetti. Non è importante ciò che l'altro pensa, siete troppo attenti a tutto quello che l'altro sta pensando. Cosa penserà lui di lei? Cosa penserà lei di me? Cosa penserà? Ma perché non provate a pensare cosa penso io di me stesso? A che punto del cammino sono? A che punto della vita sono? Ci sono i chiamati, ci sono gli eletti. Ognuno di voi deve raggiungere questa consapevolezza, ognuno di voi deve sentirsi un eletto in questa vita. È molto importante, perché essere eletti significa in qualche modo avere la comprensione, la capacità di aver compreso una verità molto grande, che non è diverso da nessun altro e che soprattutto è. E chi è che è? Il divino. Bisogna in qualche modo tornare alla radice di questa consapevolezza quando voi molti secoli fa eravate qui in forma diversa. Avete anche voi costruito questo universo, siete stelle di questo universo, eravate stelle, eravate luci, eravate in qualche modo una parte molto importante dell'universo, lo avete dimenticato. Quando voi dentro di voi la mattina vi svegliate e sentite questa grande nostalgia, questa nostalgia che vi porta ad avere questa malinconia per tutto il giorno e non sapete che cosa vi fa così male e non sapete perché siete così tristi. Vi è mai capitato? Penso proprio di sì, come capitava a me, come è capitato a noi. Quando si sente questa profonda nostalgia, questa malinconia, altro non si sente che nostalgia e malinconia, un vuoto, per tutto quello che si è lasciato, per tutto quello che il primo respiro ha marchiato in questa vita. Fino a che si respirava nella pancia della mamma non c'era alcuna difficoltà, perché si era ancora in unione con quella terra, e non una terra promessa, con quella terra da cui tutti noi siamo arrivati. E dico noi, perché anche noi che vi guidiamo abbiamo fatto parte di quella terra e abbiamo fatto parte della terra che voi adesso vivete. È molto importante che voi ricordiate chi eravate. Non dovete andarlo a chiedere a qualcuno, non dovete andarlo a chiedere a nessun altro se non a quell'organo invisibile, straordinario, che pulsa dentro di voi e che pulsa al ritmo della voce di Dio, e questo è il vostro cuore. È molto interessante poter ascoltare tutti quanti, è estremamente interessante, però
quanto voi ascoltate voi stessi, quanto voi ascoltate quella voce che dentro in modo preponderante urla e urla la vostra solitudine, il vostro odio, la vostra rabbia alla ricerca di tutto quello che manca, che è l'amore. Io osservo ciascuno di voi e vedo che tutti voi siete qui e voi siete quelli che sono restati. Quanti di voi hanno già visto partire per le dimensioni superiori qualcuno? Allora, qual è lo scopo di chi resta? Ma guarda cosa vuol dire. Chi è lo scopo di chi resta e qual è lo scopo di chi è andato? Lo scopo di chi resta è di amare. Lo scopo di chi è andato è di avere comprensione dell'amore. Alla fine tutto si riduce in un'unica parola, amore. È quello che manca, è quello che cercate di ritrovare dentro di voi e negli altri. Ma l'amore di cui noi parliamo è un amore molto più alto, molto più importante, molto più invisibile. È un amore che in qualche modo abbiamo dimenticato. Sapete di che cosa avete nostalgia? Di quell'amore che avete provato. E come cavalieri erranti lo cercate per le strade di questo mondo. Forse dovreste cominciare a cercarlo nelle strade del vostro corpo, tra le vostre vene, i vostri organi. E andando oltre le vostre vene, i vostri organi, il vostro respiro, troverete quello che avete sempre cercato. In fondo Dio ha celato dentro ciascuno di voi la parte più importante di sé. È il luogo più sicuro, l'umanità. Nel vostro essere uomo voi troverete quello che Dio ha celato dentro di voi. E quello che ha celato dentro di voi è quell'amore che state cercando. Non sarà mai un'altra persona a completare questo vostro amore. Nel momento stesso in cui voi imparerete e scoprirete questo amore, allora potrete in qualsiasi modo comprendere e capire che cos'è l'amore. Non bisogna aspettare di morire, come dite voi, per poter capire l'amore. Voi che siete qui, che ancora solcate questa terra, che ancora lasciate le vostre orme su questo terreno, queste orme che prima o poi, un giorno, il mare cancellerà. Allora, finché lasciate queste orme, cercate il significato profondo di queste orme, cercate il significato profondo di tutto quello che siete venuti a fare qui. Non siate burattini nelle mani di un'altra persona, perché gli altri non possono dare a voi quello che voi siete. Siate guerrieri, guerrieri di voi stessi, guerrieri, guerrieri che in qualche modo cercano non solo la luce. Evitiamo tutti questi confronti tra la dualità, luce e buio. Che cos'è il buio? Che cos'è la luce? C'è la fisica che può spiegarvi che cos'è il buio e cos'è la luce, ma la fisica può spiegarvi che cos'è l'amore. Io so anche che quando si comincia e si parte per questo lungo viaggio che è la riscoperta di se stessi, ci si scarnifica interiormente. Le unghie dell'anima grattano tutta quella superficie incrostata che per troppo tempo condizione sociale, modo di vivere, genitori, scuola, lavoro, hanno costruito intorno a quella pietra miliare che è dentro di voi. Osservatevi con l'occhio interno, parlate molto di terzo occhio, ma veramente io posso dirvi che di occhi ne avete tanti. Non c'è soltanto il terzo, c'è il quarto, il quinto, il sesto, voi siete tutto un occhio, siete tutto un orecchio, siete tutta bocca, siete udito, vista, parola, avete dei grandi doni, avete il dono del sentire, del vedere, del gustare, avete il dono della vita. E avete scelto ciascuno di voi di venire a vivere questa vita e non tanto solo esclusivamente per soffrire, ma avete deciso di vivere questa vita perché avete bisogno di toccare, sentire e amare. Guardate quanto siete stati creatori del vostro universo. Non vi affascina un cielo stellato, non vi affascina un'alba, un tramonto, una cascata, potersi buttare dentro l'acqua, nuotare, galleggiare, poter scalare una montagna, poter osservare, cibare la vostra anima e cibare i vostri occhi con tutte queste meraviglie. Come credete che sia l'aldilà? L'aldilà è quello che avete voi vicino, soltanto che è molto più bello. E se rimanete incantati di fronte a quello che la vita vi offre e che avete creato, poiché voi siete stelle, allora non potete non rimanere incantati anche di tutto quell'universo che ciascuno di voi ha. Parlate molto di altre creature. È vero, esistono. Noi li chiamiamo i fratelli maggiori. E perché sono maggiori? Perché rispetto a voi hanno capito e compreso il senso della vita.
Perché vivono più a lungo? Perché hanno imparato non solo a mangiare e a respirare in modo diverso, ma perché anche loro hanno una funzione straordinaria con la lunghezza della propria vita. Perché loro possono arrivare a voi e voi non potete ancora arrivare a loro? Perché semplicemente hanno messo da parte quelle parole che vi ho detto all'inizio: senso di fallimento, odio, rabbia, invidia. E hanno deciso di esprimere le loro potenzialità sull'unica strada che c'è, l'amore. Finché ciascuno di voi penserà con odio o si arrabbierà o proverà invidia, non potrà certamente andare a scorgere non la stella più vicino, ma anche la casa del proprio vicino. Quando imparerete a lasciare dietro di voi questo senso del fallimento, ecco perché vi sentite falliti. Perché non siete riusciti a fare qualcosa? Perché un vostro progetto non è andato come doveva andare? Ma che importanza ha? Avete fatto un'esperienza e quell'esperienza vi ha arricchito. Non bisogna covare il senso del fallimento. Ho fallito con mio marito, con mia moglie, con i miei figli. Non sono stato bravo, non ho fatto quello che dovevo fare al lavoro. Non sono riuscito in quel rapporto di amicizia, ma perché pensate di essere solo voi causa di un fallimento? Perché portate la parola fallimento come parola essenziale della vostra vita? Faccio un break io come Barbara. Qualcuno deve provare questo in sala. Qualcuno mi può alzare la mano, chi sente il senso del fallimento, perché è un discorso rivolto proprio a qualcuno, eh? Non prov dovete provare questo senso del fallimento. Perché la parola fallimento nel nostro mondo non esiste. Ognuno di voi è partito dalla terra più importante che c'è, che è l'infinito. Voi non potete concepire la parola infinito, perché è troppo forte, è una parola troppo importante, è una parola troppo grande. Cosa vuol dire infinito? Vuol dire senza fine, vuol dire che una cosa è sempre stata. Non c'è stato un inizio e non c'è una fine. E voi potete sapere cos'è l'infinito. Voi che vivete il finito, si nasce e quindi si dà un inizio, si muore e quindi si dà una fine. Voi conoscete solo la parola inizio e la parola fine. Voi conoscete la parola finito, non sapete cos'è l'infinito. Quando vi sveglierete in questa terra dell'infinito, scoprirete che tutto quello che avete vissuto è stato soltanto un sogno per qualcuno, un incubo. E in quel momento comprenderete, guardandovi, che siete infinito. E allora non avrete più paura di questa parola. Ecco, voi siete partiti dalle terre dell'infinito con già un bagaglio ben preciso, con delle risorse, siete già partiti con la consapevolezza che in questa vita avreste potuto vivere un fallimento. Per cui, perché in qualche modo dovete pensare di aver fallito? Posso dirvi che era un progetto? Posso dirvi che è la strada della vita. E quello che per voi è un fallimento, per l'altro è un pregio, per l'altro invece è una vittoria. Basta solo guardare in modo diverso. Io vorrei chiedervi una cosa. Alzatevi tutti e alzatevi mettendovi in piedi. Ok, è un po' complicata la mia guida. Osservatevi intorno le vostre quattro direzioni: nord, sud, est, ovest, avanti, dietro. Fate un giro, vedete cosa vedete, ognuno osserva quello che vede. Bene, ora per favore, quello che facevamo anche noi lo facevamo sulle alte cime delle Black Hills, le colline nere, non mi viene da piangere. Ora alzatevi sulla vostra sedia, mettetevi in piedi su quella sedia. E ora riguardate il vostro mondo. Non è diverso? Certo che è diverso, guardatevi intorno. Avete una visione in più, potete guardare in basso. Prima non avevate il senso dell'altezza, non sapevate cosa c'era.
Voi avevate i piedi ben piantati per terra. Ecco, siete anime con i piedi piantati per terra. Ma basta fare soltanto un piccolo passo, alzarsi su una sedia e il mondo assume un aspetto completamente diverso. Siete alti, come i fratelli maggiori, adesso. C'ho i brividi anch'io. E perché loro sono così alti? Perché l'hanno capito che è volgendosi verso l'alto che si può osservare il basso, perché quando si è in basso si ha paura di guardare in alto. Grazie, penso che potete sedervi. E ora vi chiedo di fare un'altra cosa. Queste sono le guide proprio. Sentite il vostro respiro. Sentite come l'aria che vi circonda entra. Un movimento così involontario e non dite mai grazie ai vostri polmoni. Non dite mai grazie a questo movimento involontario. Vedete com'è per voi? È tutto scontato. È scontato che si respiri. Però vi accorgete del vostro respiro soltanto quando il respiro è affannoso, soltanto quando siete addolorati. Avete sentito il vostro respiro nel dolore? Il respiro si mozza, si ferma. Il respiro non c'è più. Vi sentite soffocare. Ah, lì però vi accorgete che c'è il respiro. E vi ricordate quando ci si innamora com'è il respiro? È affannoso, è veloce. Ah, lì però ci si accorge che c'è il respiro. Ma nel momento di ogni giorno in cui incontrate i vostri familiari, i vostri datori di lavoro, i vostri amici, lo sentite il vostro respiro. Sentite come l'aria entra in armonia e come l'aria chiusa del corpo esce in armonia. Sentite il calore, il fresco, sentite la luce e l'ombra. Quest'aria che voi sentite è un'aria che appartiene al mondo intero. Quando noi respiriamo, respiriamo il mondo. Quest'aria che ieri era forse al Polo Nord, o forse in Africa, o forse era nel deserto, o era sull'oceano. Respirate il mondo e non ve ne accorgete. E allora il mondo esterno entra col vostro mondo interno e questi mondi si fondano. Cercate tanto i mondi visibili, ma non siete già voi il mondo invisibile. Non siete già voi l'espressione più alta dell'essenza del divino, questo divino che pervade gli universi, che pervade le razze, e non parlo di razze sulla terra, parlo di razze, perché voi avete l'abitudine di usare questo nome, io userei nazioni, bello, nazione è un termine la cota, parlo di queste nazioni che sono ovunque e se voi respirate, respirate questo mondo e poi respirate gli altri mondi, ma respirate. Abbiate fede in questo respiro, ascoltatevi, fermatevi, correte troppo alla ricerca di qualcosa che altro non è dentro di voi. Ascoltatevi. C'è solo un maestro che può insegnarvi, c'è solo un suono che vi ha accompagnato sempre nella vita, che è il suono del vostro cuore. E ora vi chiedo, mani sul cuore. Il primo suono che avete sentito proveniente dalle terre dell'oltre. Tutum. Il suono che quelli che chiamate primitivi riproducevano con ossa,
su sassi, perché era l'unico suono che conoscevano, il più familiare. E da lì sono nati i tamburi. Tutum, tutum. Anche di questo cuore voi vi dimenticate. Tanto è lì, tanto batte. Però quando entri in crisi vi ricordate che esiste. E ora prendete il vostro vicino e poggiate la mano, la vostra mano, sul cuore del vostro vicino. Nel silenzio della vita c'è sempre solo un cuore e c'è sempre solo un suono. Come suona il cuore del vostro vicino? Tutum. 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 Ora ditemi, perché correte nella vita pensando a una diversità rispetto all'altro? Sotto questa pelle che ha colori diversi nel vostro mondo, c'è sempre un unico suono. Tutum. Tutum. Dov'è, amici miei, la diversità? Se anche lo sconosciuto che passa ogni giorno accanto a voi e che tendete sempre a giudicare, sotto quella pelle, sotto quel colore, sotto quelle ossa, ha lo stesso suono. Tornate al vostro cuore, ascoltatevi e ricordate una cosa: il primo suono udito è il suono del cuore, l'ultimo suono che udirete in questa vita è il suono del vostro cuore. Quindi accompagnate ogni singolo respiro, ogni singolo passo, ogni singolo bacio, ogni singolo abbraccio, ogni volta che incontrate un amico, ogni volta che fate l'amore, ogni volta che andate a lavorare, ogni volta che in qualche modo vi renderete conto che ogni attimo che state vivendo è vita, ricordatevi sempre che l'unico, grande, insostituibile, immancabile, incommensurabile compagno della vita è sempre solo quel suono che vi accompagna. Dal primo respiro all'ultimo, il vostro cuore. Mitakuyo Yasin. Bene, grazie molte.